devo far parlare anche la Chirico, poi torno. Sono già stati sollevati punti importanti. Un grande avvocato, Franco Coppi, dice che la legge è uguale per tutti, i magistrati no. Cioè, anche i magistrati interpretano la legge. Non a caso, su questa vicenda Gregoretti, come già sul caso 18, la procura di Catania aveva chiesto l'archiviazione. Quindi ci sono pareri diversi anche tra i giudici. Io però credo che la questione sia più profonda e riguardi il rapporto tra politica e magistratura. Non credo neanche che sia un bel messaggio quello di dire rinunciamo alle prerogative e ci consegniamo sempre e comunque ai processi. Vediamo, perché il filtro tra politica e magistratura è importante e purtroppo la procedura delle richieste di autorizzazione a procedere è diventata un po'... I parlamentari votano per schieramento, il che ci fa capire che spesso più che il merito della questione risalta invece e pesa le valutazioni, sono le valutazioni di partito. Io continuo però a domandarmi se davvero un ministro che ritarda lo sbarco per ottenere una redistribuzione dei migranti a livello europeo, politica questa condivisibile o meno, quello era un mezzo per negoziare con l'Europa sostanzialmente, fatto sia da considerarsi un atto compiuto a scopo privato, sia invece da considerarsi un atto politico che persegue una certa visione della politica e della politica dei confini. Perché è questo su cui deve esprimersi il Senato. Io ho difficoltà a credere che Matteo Salvini sia un pericoloso sequestratore di persone, o che l'abbia fatto mosso da una volontà personale di ottenere non so che cosa tenendo quelle persone. Ma credo che, insomma, anche la gente del pubblico un po' mi guarda così, perché davvero pensiamo che Salvini sia un sequestratore di persone? Cioè, il sequestro di persona, pena fino a 12 anni, è un reato serio. Allora, la vicenda... Pensa, qua è un sequestratore. Sequestratore. No, non lo penso. Allora, sinceramente, chiunque, anche l'uomo della strada, il buonsenso spesso è davvero la spia, cioè dice vabbè, sappiamo che Salvini persegue quella politica cosiddetta dei porti chiusi, quella per cui lui dice la difesa dei confini con i suoi toni così cosa dicevi? Enfatici, ti stavo suggerendo enfatici, da propaganda del politico, però la sua visione politica di come gestire i confini, condivisibile o meno, secondo me è legittima, dopodiché i cittadini votano alle elezioni e decidono se a loro piace o meno. Allora, dico però che nel primo mese di quest'anno abbiamo è l'argomento per cui gli italiani alla fine sono tutti, nella maggior parte, non d'accordo con questo processo.